tutti, sono Matteo e questo è il mio sesto tutorial dedicato al parkour. Oggi affronteremo una delle mosse più famose che sicuramente avrete visto senz'altro in film o video su internet. La mossa di cui sto parlando si chiama King Kong o King Kong Vault. È un volteggio classico del parkour che nel tempo ha suscitato più e più incomprensioni, dubbi, perché questa mossa viene spesso confusa con una sua variante che ha un fine ultimo totalmente diverso. E sto parlando del King Kong e del Monkey Vault. Queste due mosse sono in realtà la stessa cosa, solo che vengono usate in modo diverso e servono per superare l'ostacolo o salirci sopra. E quindi laddove il King Kong è un volteggio completo, quindi un movimento atto a superare un ostacolo volteggiandoci sopra e atterrandovi dietro, il Monkey in realtà è una mossa fatta solamente per salirci sopra, quindi una sorta di montata sull'ostacolo. E oggi vi spiegherò entrambe perché, appunto, avendo la tematica uguale, i movimenti uguali e tutto il resto, può essere utile apprendere prima una e poi l'altra per avere un apprendimento completo di questo movimento. Oggi cercherò di spiegarvi dividendo per fasi questo movimento perché, essendo una di quelle mosse che io chiamo di volata, di gittata, non è facile da apprendere perché all'inizio si ha paura di tuffarsi, lanciarsi sull'ostacolo in una posizione che di per sé è come un'impennata in avanti con il sedere alto e la faccia bassa, e si ha paura di cadere. Quindi lo dividerò in tre fasi che sono slancio, posizione e volata all'altro lato dell'ostacolo, perché solo in questo modo si può apprendere questa mossa in modo facile, divertente, capendo dove va messa l'attenzione per farla in modo sicuro. Allora, provando a dividere bene in tre fasi questa mossa, cominciamo, come ho detto, con lo slancio. Si deve partire con una bella rincorsa che vi faccia arrivare alla distanza dell'ostacolo della vostra gamba stesa, più o meno. Da lì slanciate tuffando in avanti il corpo come se vi state tuffando in piscina, e fate in modo che all'arrivo con il contatto delle mani sull'ostacolo voi siate in una posizione abbastanza inclinata in avanti. Quindi nel tuffo tirate sulle gambe, perché la paura principale in questa mossa è che nel tuffarvi succeda questo. Voi diate quindi una ginocchiata all'ostacolo, oppure tirandovi dentro rimaniate impigliati con la caviglia sull'ostacolo e, oltre a farvi male, ruzzolate dall'altro lato. Nulla di più falso. Nel senso, questa cosa sì può accadere, però se si prende la giusta precauzione e la posizione corretta, questa cosa non accadrà mai. Sarà solo una fantasia dettata dal fatto che siete ancora dei principianti e quindi avete paura di ogni possibilità di errore. Andando avanti, questo tuffo può essere fatto a piedi uniti o, come dico io, spezzato, quindi un piede avanti e un piede indietro, sfruttando l'appoggio sul piede davanti e lo slancio della gamba dietro. Quindi usate la gamba dietro come una coda che scalcia dietro e, aiutato dalla gamba di sotto, ti fa salire. Principalmente per anni ho usato lo stacco a due piedi, che sì è utile, ti può fare comunque questa mossa, ma a lungo andare non si riesce ad arrivare poi tanto lontani o tanto in alto con la traiettoria, e lì bisogna dare tempo per apprendere anche l'altro tipo di stacco che ti permette di ottenere dei Kong e mantenere la posizione più tempo possibile. Dopo aver fatto lo slancio, nel momento della posizione, può essere utile come esercizio fare questo. E capire che tra le vostre braccia possono starci le gambe. C'è lo spazio, c'è il momento giusto per infilarcele e con un po' di tempismo ed agilità si può ottenere quello che sto cercando di spiegarvi. Allora, il momento più problematico del King Kong o anche del Monkey è quando starete in posizione, quindi questa, senza toccare con i piedi perché starete inclinati,
e capire quando tirare con le braccia e come uscire fuori dall'ostacolo. Sono due momenti apparentemente distaccati l'uno dall'altro, ma che in realtà vanno fatti quasi allo stesso momento. Come in molte altre mosse, all'inizio si deve cercare di dividere in blocchi d'azione il trick e piano piano, prendendoci confidenza e dimestichezza, bisogna farlo diventare una cosa unica. Capita la traiettoria, aver fatto passare le gambe tra le vostre braccia, capire quando è il momento di tirare, perché altrimenti davvero cadrete dal lato. Quindi provate degli esercizi per fare questo. E poi ricominciamo. Ma passiamo al monkey. Come vi dicevo prima, la differenza tra King Kong e Monkey Vault è il fatto che il secondo serve per salire sopra e basta. Quindi è un montare sopra l'ostacolo utilizzando un trick che normalmente serve per superarlo. Quindi si può imparare il monkey anche da fermi, perché è una questione di tempismo braccia-gambe e utilizzare gli addominali per tirarsi dentro. Ora io lo sto facendo ad un ostacolo che mi arriva praticamente a metà busto, però all'inizio potete farlo uno un po' più basso e via dicendo, a seconda della vostra capacità, della vostra pazienza e tutto quanto. Quindi mettete le mani sull'ostacolo alla distanza uguale a quella delle spalle e prendete un bello slancio con le gambe. Come vedete, nel momento in cui salto userò le mani per tirarmi su. Ma oltre a stendere completamente le braccia, darò anche una piccola botta, perché io dovrò staccarmi dall'ostacolo per avere ulteriore spazio per le mie gambe. Ok, siamo pronti. A questo punto cercheremo di poggiare almeno le punte dei piedi sopra questo muro. L'esercizio è semplice, bisogna provare a capire dove e quando infilare i piedi. Quindi usate le mani come una molla, spingete bene con i piedi e ricordatevi sempre quell'impennata, schiena alta, spalle basse, e infilate i piedi rannicchiandoli, tenendo le ginocchia a terra, per poter fare questo. Esservi stato utile un'altra volta con i miei video. Ultimo consiglio, ricordatevi di apprendere questo movimento dividendolo in tre fasi diverse, altrimenti può fare molta paura e essere sempre più pericoloso. Quindi ricordatevi, dividete per fasi, datevi del tempo e fate degli esercizi propedeutici, come ho fatto vedere prima, per capirlo molto meglio. Vi avviso che il prossimo tutorial uscirà forse un po' in ritardo, perché andrò ad un evento di parkour di Yamakasi, ovvero i fondatori di questa disciplina, e il prossimo fine settimana quindi sarò occupato e non farò nient'altro che allenarmi per essere pronto per questo evento. Quindi chiedo scusa in anticipo se uscirò magari con una settimanella o 4-5 giorni di ritardo, e intanto spero che voi
vi divertiate con questo mio ultimo tutorial. Vi ringrazio ancora, commentate qui sotto, diffondete il video più che potete e spero un momentino di iscritti. Al prossimo tutorial.